Ciao a tutti da Mario Carbone, quindi in questa lezione faremo diciamo, qualche altro esercizio per sincronizzare mano destra e mano sinistra nel ritmo della tarantella. Continuate a ripetere comunque la tarantellina solo con la mano destra a memoria. I primi esercizi quindi per sincronizzare mano destra e mano sinistra, quindi che abbiamo visto in alcune lezioni precedenti, e vi aggiungo altri due esercizi che ci aiuterà insomma a sincronizzare nel ritmo della tarantella la mano destra e la mano sinistra. E quindi questo vi servirà appunto per non incontrare difficoltà a suonare le tarantelle, soprattutto all'inizio, perché diciamo, è un po' difficile suonare a mano unita all'inizio. Vabbè, non difficile, se si affronta senza aver fatto un percorso didattico risulta molto difficile, però pian piano impareremo a suonare, a mettere i bassi senza alcuna difficoltà. Vediamo questi due nuovi esercizi. Ecco qua, quindi siamo in quinta posizione. Il primo esercizio è molto semplice. Ora, premeremo il secondo dito e inseriremo basso e accordo. Vi ricordate praticamente gli esercizi precedenti, quelli della tarantella? Lì si basavano su un diciamo l'effetto acustico papà, 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 che era praticamente il levare col battere. Nozioni molte teoriche non prendo ora, farò qualche video diciamo dedicato proprio alla teoria, quindi per evitare insomma complicanze. Quindi avevamo praticamente il levare la croma, imbattere diciamo la semiminima. Ora faremo il contrario, semiminima imbattere, in levare la croma, quindi l'effetto pa pa, quindi pa pa pa. Prima di fare questo esercizio vi invito a fare un'altra cosa che è anche importante. Noi abbiamo fatto i bassi a tarantella pensando accordo basso, giusto? Continuate a fare questo esercizio pensando sempre al discorso pa pa, come dicevamo all'inizio, pa pa. Man mano che lo fate, quindi se avete studiato tanto, la mano sinistra andrà da sola, quindi iniziate a pensarlo, ora lo suono io, anche solo a pensarlo, invece di pensarlo papà, papà, mentre lo suono io, pensate, dovreste riuscire a sentire sia papà che l'effetto papà, cioè pensando col basso e accordo. Pa, papà. È come un cono gelato. Posso pensarlo cono col gelato oppure gelato col cono. Quindi l'oggetto è sempre lo stesso. Qui uguale, posso sentire due ritmi. Se penso a levare papà, 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 altrimenti penso papà, papà, papà. Ovviamente il ritmo della tarantella inizia a imbattere, però per un discorso didattico l'abbiamo pensato in modo diverso per aiutarvi. Quindi ora ripeto i bassi a tarantella. Cercate almeno mentalmente di sentire inizialmente quell'effetto papà, 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 poi cambiate in mente, vi fermate un attimino e pensate pa 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 pa, il contrario. Non in levare però, pensando in battere pa 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 pa, va bene? Quindi ora pensate il contrario. Ovviamente quando penserò papà vuol dire che farò papà, quando penserò il contrario sarà pa, quindi partendo dal basso. Sullo stesso ritmo insomma sentirò tutte e due diciamo le figurazioni in base, se penso a levare sentirò levare col battere, penso al battere sentirò battere levare, gli elementi sono due quindi c'è poco da insomma da pensarci sopra. Allora, questo esercizio che faremo ora com'è? Pensiamo ora ai bassi. Premerò praticamente il secondo dito in quinta posizione e dovrò pensare con i bassi pa, pa, quindi pa. Quindi pa, 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 quindi pa, 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 pa,
capito? Chiaro? Quindi faccio coincidere sul basso il secondo dito come esercizio questo. In ogni caso, come penso il ritmo uguale, anche se penso così. Basta che faccio coincidere sul basso il secondo dito. L'altro esercizio qual è? È questo, quindi suoneremo sempre in quinta posizione, quarto dito, terzo dito, secondo dito, quindi penserò legandoli. Quindi nuovo Napoli, qua penso Napoli. Attenzione a questo ritmo ternario qui. Come ben sappiamo, la tarantella è un ritmo ternario, è un ritmo composto, fa parte insomma dei ritmi composti, come il 3 ottavi, il 6 ottavi, il 12 ottavi. Quindi sentiamo nei ritmi composti con la terzina Napoli, Napoli. Questo Napoli, Napoli. Attenzione a non diciamo fermarci sul 2, effettuando tipo Napoli, Napoli. Napoli, Napoli, questa non è una terzina, perché Napoli, Napoli, il ritmo è Napoli, 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 sembra uguale la pulsazione. Napoli, 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 possiamo fare anche questo, Napoli, Napoli, battendo le mani semplicemente, pronunciando sopra Napoli, 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 Napoli. Questo è un esercizio importante perché tenete presente che la musica parte dalla mente, se riusciamo a capirla possiamo metterla in pratica, quindi vi invito a fare questo, quindi Napoli, Napoli. Quindi battiamo le mani con la stessa ritmica, pensando che siano tutti sincronizzati. Napoli, Napoli, Napoli. Inizialmente posso pensare staccati, Napoli, Napoli, poi li leggo. Napoli, 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 Napoli. E sentire, se faccio questo Napoli, Napoli, non va bene, inutile che lo fate, potete farlo anche un'ora, 10 ore, non serve a nulla. Quindi è importante la ritmica sia precisa e costante. Quindi questo esercizio sarà così, quindi Napoli, Napoli. Lo ripeterò tantissime volte, quindi 4, 3, 2, Napoli, divertendoci, non annoiandoci. Se ci annoiamo vuol dire che non stiamo studiando bene, quindi suonare non è noia, è divertimento, quindi abbiamo ripetuto tante volte, l'abbiamo memorizzato, esce da solo con la mano destra, sincronizziamo anche la sinistra, quindi sul quarto dito metteremo il basso, questo sul terzo niente per ora, e il 2 l'accordo, quindi questo, terzo, quarto, tre, poi prendo, terzo, non metto niente, sul 2 l'accordo. Po, li, na, su po niente, po e su li l'accordo, quindi na, sul terzo dito non metto niente e sul 2 metto l'accordo. Ora, man mano questo cercherò di velocizzarlo. Qua attenzione sempre alla ritmica, Napoli, na, se faccio questo non va bene, quindi anche lento, ma è importante che sia preciso ritmicamente, quindi questo invito a farlo a questa velocità all'inizio.
Se volete potete accelerarlo, ma accelerarlo senza la precisione non serve a nulla, quindi è inutile farlo veloce senza avere una pulsazione ritmica. Quindi così già tantissimo come velocità, soprattutto per chi inizia, quindi non esagerate con la velocità, ma esagerate con la precisione, fate il contrario. Non andate sul discorso, devo farlo veloce. Fatto impreciso non serve a nulla, quindi è meglio farlo a questa velocità. Man mano andrete insomma sulla precisione, quindi usciranno sempre meglio. Quindi all'inizio, soprattutto come i bambini, quando iniziano a camminare, non corrono. Quindi non è che iniziano prima a correre e poi camminano, è il contrario. Per l'organetto è la stessa cosa, iniziate con calma, poi man mano sarà semplice. Fate. Diciamo molte volte questo esercizio e vedete che non incontrerete nessuna difficoltà a suonarle a mani unite. Quindi questo è l'esercizio che dovete ripetere tanto. Quello di prima col secondo dito in basso accordo. Decidete voi se fare due, diciamo due volte aprire, due volte a chiudere, oppure quattro volte, indifferente, oppure anche se, in base al mantice, quindi non è nessun problema. Quest'altro esercizio in quinta posizione sempre, che è Napoli. Vi ricordo che questi esercizi iniziano in battere, non in levare come quelli che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Quindi questo è pa, 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 quindi in battere. Va bene? Quindi ripetete tanto questi esercizi senza noia, divertitevi e vedete che metterete i bassi senza, diciamo, alcuna difficoltà. Va bene? Un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione.